Jackson, 24 anni, è una giovane donna problematica. Un giorno lega un cappio al suo ventilatore e non esita ad impiccarsi. Tuttavia, il ventilatore si sgancia e lei atterra in piedi. Nel frattempo, un uomo di nome Sam torna a casa da sua moglie Deborah, che a malapena si interessa a ciò che sta dicendo. Più tardi, Deborah zittisce completamente Sam, dicendo che non può concentrarsi sul lavoro se lui continua a blaterare. Anche se è segretamente ferito, Sam si concentra sul suo pacco appena arrivato, contenente degli stivali da cowboy. All'appartamento disordinato di Jackson, ora ha un ventilatore allentato e la sua depressione. Alla disperata ricerca di un po' di compagnia, chiama sua madre, ma viene ignorata. Per questo motivo, chiama il suo spacciatore, Tony, e gli chiede se vuole uscire più tardi, ma lui invece le ricorda di una festa in cappella a cui è invitata. Tuttavia, Jackson rimane persistente e chiede se Tony vuole uscire prima della festa, ma rifiuta. Rendendosi conto di non avere nessuno, Jackson piange per la frustrazione. Nel frattempo, a casa di Sam, anche lì le cose non vanno bene, quando Deborah si irrita perché ha comprato dei panini per cena. Anche se questa non è la reazione che si aspettava, Sam in seguito riceve un messaggio da una donna di nome Abby Jackson, che afferma di essere sua figlia. All'inizio, Sam non ci crede, ma poi scopre che Clarice Jackson è la madre, che lui ha frequentato per un anno al college. Sam accetta di incontrare la sua cosiddetta figlia nel loro parco locale. Prima di andarsene, Deborah nota gli stivali da cowboy e ride. Tuttavia, Sam esce ancora indossandoli. Pochi istanti dopo, Sam arriva al parco e scopre che Jackson è già lì. Si avvicina immediatamente a sua figlia e i due approcciano fino a quando non si tira indietro sull'intera situazione genitoriale. Per questo motivo, Jackson sostiene che non mira a trasferirsi con lui, ma lui le dice che non sapeva nemmeno che esistesse e questo è avvenuto troppo all'improvviso. Mentre decidono di prendere strade separate, un evento estremamente inquietante e raccapricciante si verifica davanti ai loro occhi. Dall'altra parte della strada, Sam e Jackson vedono un uomo con una bocca gigantesca ingoiare una ragazza viva. Come se questa non fosse già una scena orribile, l'uomo cammina rapidamente verso di loro, costringendoli a fuggire. Più tardi quella notte, Sam pensa all'incidente nel parco, mentre Jackson fa alcune ricerche sull'uomo. Con due sigarette in bocca, si concentra sul suo lavoro, ma non riesce a trovare nulla di utile. Improvvisamente sente un forte tonfo alla sua porta, così la apre coraggiosamente e non trova nessuno. Pensando di essere già al sicuro, Jackson tenta di ritornare al suo computer, quando l'uomo inquietante improvvisamente entra in casa sua e presto apre la sua enorme bocca. Cammina verso Jackson, che tiene una scopa per difendersi, e quando lei non riesce a pugnalarlo, non ha altra scelta che correre fuori e dirigersi da Sam. Poco dopo, Jackson entra nella casa di suo padre e lo sorprende mentre fa uno spuntino di mezzanotte. Sam è confuso su come sia entrata e Jackson si limita a dire cosa è successo e lo convince ad andarsene, o verranno mangiati. Tuttavia, Sam non vuole andare con lei e iniziano persino a discutere, urlando. Il casino sveglia Deborah e li trova insieme e ora pensa che Jackson sia l'amante. Tuttavia, Jackson si presenta semplicemente come la figlia di Sam, cogliendo Deborah alla sprovvista. Più tardi, Sam sottolinea che non vuole andarsene, così Jackson lo minaccia con un coltello. Per questo motivo, tenta pateticamente di lanciare un piccolo coltello da burro a sua figlia, che a malapena la infastidisce. Mentre Jackson costringe suo padre ad indossare le scarpe, Deborah guarda fuori dalla finestra e vede che l'uomo con l'enorme bocca si sta avvicinando. Pensando che l'uomo stia inseguendo lui e Jackson, Sam non ha altra scelta che andarsene per garantire la sicurezza di sua moglie. Tuttavia, Deborah gli porge un berretto ridicolo da indossare prima della loro partenza. Pochi istanti dopo, Sam è al posto del passeggero mentre sua figlia guida verso la festa dove andranno a prendere l'amico, Lotus. Jackson spiega che Lotus è un esperto del paranormale che ha tonnellate di libri e potrebbe aiutarla a scoprire cos'è l'uomo inquietante. Sulla strada per la festa, Sam riceve una chiamata da sua moglie, ma Jackson gli dice di non rispondere e mantenere riservata la propria posizione. Tuttavia, la chiamata persa rende Deborah ansiosa, quindi lascia un messaggio vocale per suo marito. Più tardi, Sam le manda un messaggio sulla loro posizione attuale e lei si dirige da loro. Poco dopo, Sam e Jackson arrivano alla festa, dove ci sono tonnellate di alcol, droghe, manifesti di Gesù e del crocifisso. Dopo aver attraversato la folla blasfema, finalmente trovano Lotus e gli dicono che deve valutare una situazione paranormale. Sebbene Jackson abbia appena accennato alla ragazza del parco, Lotus conclude immediatamente che è una rixella, un parassita interdimensionale che si nutre di persone.
Tuttavia, Jackson gli dice che non si tratta della ragazza, ma dell'uomo con la bocca gigante, e lei lo spiega in dettaglio, ma Lotus si distrae quando vede un ragazzo che cerca di drogare una ragazza alla festa. Per questo motivo, Lotus afferra il calice della ragazza e beve, sballandosi e incapace di aiutare Sam e Jackson. Poco dopo, Lotus affronta il ragazzo, che gli dà un pugno in faccia. Tuttavia, con tutto l'alcol e le droghe che gli danno fiducia, morde la gamba del ragazzo, facendolo sanguinare. La scena diventa rapidamente caotica, così Sam e Jackson portano Lotus fuori dalla festa e vanno a casa sua. Sulla strada per la casa del loro amico sballato, trovano la ragazzina del parco e si avvicinano immediatamente. Anche se la ragazza sembra spaventata e confusa, Jackson la interroga mentre Sam le fa domande con un approccio più gentile. Scoprono che il nome della ragazza è Birch e che ha bisogno di aiuto per trovare i suoi genitori. Mentre Sam dice a Jackson di cambiare il suo tono intimidatorio, Chompy, un nome che usano per rivolgersi all'uomo con la bocca gigante, appare improvvisamente e cammina rapidamente verso di loro. Per questo motivo, trascinano Birch in macchina e fuggono immediatamente. Più tardi, arrivano a casa di Lotus e Jackson si separa dal gruppo per sniffare segretamente della menta e Sam la sorprende. Per questo motivo, prende il piccolo sacchetto e lo versa, facendo arrabbiare Jackson. Poco dopo, decidono di entrare in casa, ma la ragazzina non vuole lasciare l'auto, quindi Sam la porta dentro. Una volta dentro, Jackson cerca di far dormire Lotus e in seguito controlla uno dei suoi libri per scoprire cosa è Chompy. Tuttavia, quando lascia la stanza, trova Birch su Sam, che è sul pavimento con gli occhi aperti e il corpo pietrificato. Birch fugge immediatamente, lasciando Jackson preoccupata per il padre. In seguito, prova a toccargli la faccia, ma quando non sente alcuna risposta, inizia a credere che Sam possa essere morto. Tuttavia, Sam si riprende, spaventato Jackson, ma è sollevato nel sapere che è vivo. Più tardi, mentre spiega che Birch potrebbe essere una rixella, Sam perde improvvisamente l'equilibrio e cade. Si toglie lo stivale sinistro ed è inorridito nel vedere che il suo piede si è rimpicciolito, facendolo sembrare quello di un bambino. Mentre lui si fa prendere dal panico, Jackson cerca disperatamente di trattenere le sue risate e usa della carta per riempire gli stivali di Sam. Tuttavia la situazione è troppo per Sam, quindi manda un messaggio a Deborah per farlo venire a prendere, ma Jackson gli dice che suo piede rimarrà così e Chompy verrà ancora a cercarlo. Più tardi, Jackson si rende conto che si tratta di più della loro relazione padre e figlia, da cui Sam vuole tirarsi indietro. Questo la ferisce, così tenta di uscire di casa, ma chiude immediatamente la porta quando vede Chompy. Zoppicando, Sam esce per parlare con lui, mentre Jackson si nasconde. Anche se spiega in modo completo che Birch lo ha attaccato e come è finito con il suo piede piccolo, l'uomo inquietante lo fissa e non pronuncia una parola. Per questo motivo, Jackson si fa avanti e chiede a Chompy se ha bisogno di aiuto. Improvvisamente, sorride, si inginocchia e poi apre la sua enorme bocca e la indica, suggerendo che vuole che entrino. Stranamente, Jackson accetta e si tuffa, lasciando Sam non altra scelta che seguirla. All'interno, i due scoprono di essere in un'altra dimensione, il che significa che la bocca è un portale. Mentre si guardano intorno, improvvisamente sentono una voce che si presenta come Talon. Talon non può parlare nella sua forma fisica, quindi li porta in un'altra dimensione, dove spiega che è alla ricerca di una rixella. In questo caso è Birch, e lei mira ad assimilare ogni essere umano, facendolo diventare un'esatta replica di se stessa. Questo spiega che il piede di Sam è un'assimilazione incompiuta. Talon spiega anche che ingoierà le vittime assimilate e le guarirà, per poi distruggere la rixella. Tuttavia, ricorda ai due che nessuno dovrebbe sapere della sua esistenza, o la sua missione sarà compromessa. Entrambi sono d'accordo e lasciano la dimensione. Mentre i due arrivano nel mondo esterno, ridono di gioia, sapendo che Chompy si prenderà cura di tutto mentre vanno avanti con le loro vite. Anche se non può parlare, lacrime di gioia escono dagli occhi dell'uomo e se ne va. Nel frattempo, Deborah si sta avvicinando alla casa di Lotus e investe qualcosa di enorme. Con orrore di Sam e Jackson e il loro salvatore, Chompy, e ora Deborah, lo ha ucciso. Jackson urla a Deborah e lei in seguito dice a Sam di aiutarla a portare il corpo in casa. Incerti su cosa fare, i tre salgono in macchina e Jackson li porta a Peter's Pancakes, perché non mangia da 12 ore. Più tardi, si arrabbia nel ristorante e versa un po' di sciroppo su tutto il tavolo per far incazzare Deborah e Sam. La cameriera vede tutto questo, quindi i tre non hanno altra scelta che andarsene e cercare Birch. In macchina, Sam indica quale direzione prendere perché può percepirla con il suo piede. Trovano Birch insieme a molte altre versioni di se stessa. Jackson riesce a rapire una di loro e Deborah l'aiuta a mettere nel bagagliaio. Tuttavia, un uomo assiste alla scena, così Jackson gli salta addosso e lo spaventa.
Più tardi in macchina, Deborah e Sam parlano della loro relazione malsana e introducono l'idea di divorziare. Jackson finge goffamente di non ascoltarli. Poco dopo, raggiungono la loro destinazione e portano immediatamente Birch all'interno e la legano, ma non sanno che la ragazza sta chiamando altre repliche di se stessa. Abbastanza presto, il luogo è circondato dalle repliche di Birch, costringendo i tre a bloccare ogni entrata. Nel frattempo, Lotus chiama Jackson e le dice che ha trovato il corpo di Chompy e che è impossibile entrare in casa a causa delle repliche. Jackson e Lotus concludono che il portale per la buca di Chompy potrebbe essere ancora aperto, quindi lanciare le copie all'interno potrebbe potenzialmente funzionare. Improvvisamente, Sam si rende conto di aver perso di vista Deborah e quando la trova, le repliche sono già entrate in casa e Birch sta iniziando ad assimilare una Deborah svenuta. Vedendo questo, Sam attacca le repliche e porta sua moglie in bagno, dove sono temporaneamente al sicuro. Nel frattempo, Jackson corre fuori per gettare le ragazze nella buca di Chompy. Tuttavia, viene spinta anche lei dentro. All'interno, trova Birch, che spiega che qualcosa le sta facendo fare quelle cose su cui non ha nessun controllo, come trasformare le persone in repliche di se stessa. Per questo motivo, Jackson dice a Birch di passare il peso a lei, e quando la ragazza rifiuta, Jackson la abbraccia e permette alla Rixella di entrare nel suo corpo. Più tardi, dice a Birch di andarsene mentre evoca le repliche di se stessa nella bocca di Chompy. Una dopo l'altra, le persone vengono assimilate e vengono guarite, e poco dopo, Sam entra nel portale dopo essersi trasformato in una replica. Tuttavia, improvvisamente vede Jackson agonizzante. Vedendo la situazione di sua figlia, si avvicina a lei e tira con successo la Rixella fuori dal suo corpo, facendola sentire sollevata ma anche debole. Poi Lotus lancia una corda e riescono ad uscirne vivi. Fuori, tutti sono tornati alla normalità e Birch finalmente si riunisce con la sua famiglia. Nel frattempo, Deborah e Sam stanno divorziando e Jackson ammette di aver bisogno di aiuto, quindi riaccendono il loro rapporto padre-figlia. Infine, Jackson si rivolge a Sam come suo padre. Fine, grazie per aver guardato. Se il video ti è piaciuto e vuoi aiutare la crescita del canale, lascia un like, commenta e iscriviti.